uno speciale estivo. All'estivo ovviamente non solo il caldo non vi fa dormire, non ci fa dormire, non ti fa dormire a te che ci stai ascoltando, ma vi fa anche pensare, e quindi questo è un doppio tormento, quindi accattatevi, lo fregate, vi ho detto che questo è un altro speciale, dove torniamo a parlare col graditissimo amico, specialissimo amico, grande, insomma, amico generale, amico tre volte, quindi adesso apparirà magicamente. Esattamente, di nuovo con noi, e ovviamente c'è con noi il direttore Simone Spiga, report Sardegna 24, il giornale online che vi impedisce letteralmente di guardare qualcos'altro. Voi lo aprite su internet e letteralmente voi avete l'impulso di buttare il televisore dalla finestra, buttare il cellulare, buttare il giornale, occhio non buttare il portafoglio perché poi sono cavoli vostri. Comunque vabbè, questo è insomma, il mondo di un'informazione e di un alternativo di conoscenza che non conosce vergogna, quindi nel senso buono del termine, quindi le pudende dell'informazione esposte per voi, perché comunque sia la conoscenza è trasparenza e verità. Comunque, con questa introduzione è andata un po' delirante. Buongiorno a tutti. Esatto, penso che tu sei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa puntata con Sandro è insomma, la continuazione ideale della nostra prima chiacchierata dopo un po' di tempo. Tuttavia, l'altra volta abbiamo dovuto lasciare spazio a importantissimi argomenti di attualità, insomma, di geopolitica, fatti, informazioni che Sandro analizza sempre con la sua puntuale attenzione, con il suo stile assolutamente acuto e provocatorio, che provoca, provocatorio che provoca benissimo, mi è già cominciato con un bisticcio, più di una discussione, e questo va bene, perché le idee devono fermentare, confrontarsi, scontrarsi, deve essere la discussione, il dubbio, il senso. Assolutamente, tuttavia abbiamo trascurato un lato enorme, importantissimo del lavoro di Sandro, che è fondamentale, quello artistico. Quindi ci è sembrato giusto, fondamentalmente, insomma, una cosa legittima, dare la possibilità, insomma, offrire la possibilità di dare spazio alle produzioni artistiche, al discorso artistico, che non si discosta tanto dal resto del lavoro di Sandro, assolutamente no, anzi, per certi pezzi è assolutamente interconnesso. Quindi, Sandro, adesso vogliamo darti la possibilità di parlare un po' degli ultimi direzioni artistiche che ha preso i tuoi progetti, insomma quello che stai portando avanti, magari iniziando dal discorso teatrale, poi per lavorare su, per parlare del tuo film, lavorazione, che è una cosa molto interessante. Quindi cominciamo dal teatro. Allora, in questo momento come stai affrontando, ecco, il discorso la diffusione dei tuoi spettacoli? Cosa sta succedendo? Buongiorno intanto Gabriele, buongiorno a Simone, buongiorno a tutti. Il discorso teatrale in questo momento è sospeso, nel senso che ho fatto l'ultima serata stabilita a fine luglio e nel mese d'agosto ho sospeso qualsiasi attività teatrale proprio perché mi sto dedicando completamente al film e dunque non ho serate, non ho spettacoli, riprenderemo con i corsi teatrali e con gli spettacoli a partire da settembre-ottobre. E per adesso bisogna girare il film e dunque agosto è dedicato a questo. Certo. Quindi questo è fondamentalmente il principe della tua vicenda in questo momento. A questo punto allora introduciamo subito il tanto, in effetti vale la pena, deve essere. Allora, ogni film ha le spalle, no? Non c'è. Il tuo film è un progetto molto particolare, è stato particolare la cosa che vuoi raccontare, perché è anche quella che ha dato il via, a quanto ho capito, all'idea di realizzare un lungometraggio. Raccontaci un pochettino, qual è la genesi di questa idea? Prego. Allora, tutto quanto parte, il lungometraggio nasce da una richiesta che mi è stata fatta da questa fondazione di occuparmi della loro comunicazione per quanto riguarda, la fondazione si occupa di Alzheimer, e in particolare dello sviluppo di questo progetto che si chiama Rete Prevenzione Alzheimer, che sarà un portale che metterà in collegamento la cittadinanza con le varie possibilità, medici, cliniche, ma non soltanto, l'informazione soprattutto è per la prevenzione, per una conoscenza, sensibilizzazione del popolo rispetto a qualcosa che si sta ingrandendo in maniera incredibile. Voi considerate che soltanto la malattia di Alzheimer diagnosticata, siamo sugli 800.000 unità in Italia,
se aggiungi anche le altre malattie simili, come la demenza senile e altre malattie neurodegenerative, arriviamo a 2 milioni di persone diagnosticate. Poi ce ne sono altre che invece stanno in quella direzione, per cui verranno diagnosticate nel futuro prossimo. Se pensi alle famiglie che li assistono, in pratica 6 milioni di persone in Italia hanno a che fare con questa malattia, con questo tipo di malattia. 6 milioni è un decimo della popolazione, cioè parliamo di una cosa grandissima e che è assolutamente sottovalutata. Mi hanno chiesto di occuparmi della comunicazione loro e io avevo fatto casualmente un cortometraggio che ha partecipato al Vertical Movie nel 2019, arrivato in finale. È un bel corto che probabilmente avrete anche visto, che sentito da Vittorio, che ho messo sui miei canali, insomma, sì. Un bel po'. E diciamo che partendo da quell'idea poi ho sviluppato un film, una sceneggiatura che, tranne l'utilizzo anche di quel personaggio, non ha troppo a che vedere con quel corto, ma prende spunto da quell'idea e racconta due cose in parallelo, cioè la malattia da una parte, e dunque queste persone che vivono questa condizione rispetto alla neurodegenerativa da un lato, ma anche rispetto proprio alla memoria, cioè vediamo neanche l'aspetto filosofico e l'aspetto umano, non soltanto quello medico, tecnico, che ci interessa di meno ovviamente in un film, e poi invece la vita del protagonista del film, che sarebbe questo attore, un attore giovane abbastanza, insomma, che ottiene una certa notorietà e poi viene bandito da tutti perché ha un comportamento che non si confà alle abitudini del mondo dello spettacolo, cioè utilizza i suoi spettacoli anche per fare denuncia, anche per fare satira in maniera cattiva, dice i nomi delle persone che non dovrebbe dire, insomma, si trova in una condizione, viene messo al bando e allora dovrà inventarsi altri lavori e così viene a conoscere queste persone, questa malattia. È un po' un racconto di quello che è la tua vita in questa fase, possiamo dire così, anche. Diciamo sì, non precisamente, forse l'ho romanzata, l'ho un po' caricata, però in parte lo è. Certamente. Ora, io inizio a riflettere di un argomento importante di questo documentario, la memoria. Noi attraverso questa vicenda che racconti, che racconterai, tuttora stai costruendo attraverso sopralluoghi, lavori, insomma, di selezione degli attori, dei contesti, insomma, un lungo lavoro di analisi, di costruzione di questo lavoro. Stai analizzando i temi fondamentali, non solo gli individui che magari si affrontano questa drammatica vicenda di salute ed esistenziale, ma anche della società. Quindi è un po' raccontare non solo ma anche il contesto di cui si sta evolvendo la società, la memoria che sta perdendo, o peggio ancora la memoria che viene in qualche modo eliminata, selezionata, accorciata. Quindi è un po' raccontare che quello che succede in questo periodo, secondo me. Cosa ne pensi? Guarda, la stai prendendo veramente, veramente larga, nel senso che ci si può trovare tutto quello che si vuole e non è sbagliato, diciamo, questa cosa sociale io l'ho affrontata molto nelle pieghe e molto sul personaggio dell'attore Manuel, questo personaggio principale. Il discorso della malattia è un discorso identitario. La perdita di memoria, intesa come perdita di memoria storica, sì, ce la puoi leggere, ma diventa veramente la profonda sensibilità del singolo spettatore. Cioè, non è raccontato questo direttamente. Però ci può stare, cioè, intrecciandosi due piani completamente diversi, dunque il piano sociale e l'attore che è un comunicatore che si trova castrato nella società ed è costretto a reinventarsi con tutto che gli si mette contro, ma lui trova una strada, trova un varco, utilizzando lo spunto identitario, laddove viene a mancare l'identità del singolo, perché il singolo non ricorda neanche chi è, ma lo slancio, quel,
quella scintilla di vita lo porta a fare cose che nemmeno lui sa di poter fare. La possiamo leggere, come dici tu, ma ripeto, serve un'attenzione, una sensibilità che non è, il film non è scritto per questo, ecco, per capire. Certo, faccio una lettura così più espansa, perché quanto poteva arrivare queste cose, ma rimanendo, vabbè, nel piano, diciamo così, più specifico della condizione. Ora, il lavoro che stai facendo ovviamente è narrativo di questa condizione, ma nelle intenzioni di collaborazione Alzheimer, cioè far conoscere la condizione e, se possibile, di evitarla. Quindi c'è un discorso, diciamo così, saltante che si può fare rispetto a questa condizione. Assolutamente. Questo genere di essere che può essere una cura per le persone, anzi è una cura per le persone, perché tu condivini come comunque in questa società si cura pochissimo, ma si guarisce pochissimo. Ora, questa è un'occasione per parlare di qualcosa che si può prevenire, quindi si può anche in qualche modo guarire. Quindi esiste la possibilità, non è condannato. Allora, questa Gabriele è una cosa molto importante. Alcuni, quando sui social ho parlato di questa cosa, sempre con la sapienza del cacchio, no? Non si può guarire, non si può curare, non si può prevenire. Allora, non scrivete cortesemente, legatevi le dita. Se esistono dei centri di studio, tante professioni che se ne occupano, esiste una fondazione che ha investito, dunque, di persone che hanno avuto questo problema, che hanno poi aperto una fondazione, cioè, ma non ci sono più, è il marito che ha aperto questa fondazione a seguito della malattia della moglie anni fa. Se investono i loro denari per fare questa cosa, ci sarà un motivo. Cioè, provate cortesemente ad accendere la testa chiudendo la bocca, collegandovi le mani, che magari scoprite una cosa nella vita. Allora, rete prevenzione Alzheimer vuol dire che la prevenzione si può fare, altrimenti non avrebbero fatto la rete prevenzione. Il film non racconta direttamente, perché non è un documentario, non racconta come si fa prevenzione, né racconta la malattia. Cioè, vedrete dei malati veri mescolati a malati attori, ok? Per cui, se saremo bravi, non vi accorgerete della differenza. Vedrete alcune cose della malattia, ma non molto, è un film. Quello che però cercheremo di toccare sono alcune leve che, ripeto, verranno utilizzate un po' sotto traccia per far arrivare alcune, per sensibilizzare, per far arrivare alcune notizie. Poi ognuno le sviluppa a modo suo. Il sito Rete Prevenzione Alzheimer, che verrà sviluppato insieme dopo il film, che è l'operazione che sta facendo questa fondazione, ha la finalità innanzitutto di far sapere che la prevenzione non solo diagnostica, cioè non si parla di diagnosi, ma si parla di una prevenzione cioè utilizzare tutti quegli strumenti di depurazione, alimentari, l'acqua, i farmaci, i comportamenti, lo stile di vita, una serie di cose, il movimento corporeo, una serie di cose che permettono un rallentamento o addirittura il blocco di qualcosa che all'inizio noi possiamo vedere già a 40 anni. Per cui quello che stiamo cercando di sollecitare è l'attenzione verso questo tipo di malattie neurodegenerative, non quando è troppo tardi, perché è chiaro che se tu sei super infiammato e sei arrivato ormai all'ultimo stadio, ti svegli a 70 anni che c'è un problema, dici non riusciamo a risolverlo, te credo. Certo. Ma se tu in un momento preliminare inizi a vedere dei primi segnali, lavori su quelli e magari non ti viene mai. Allora, questa è la finalità della fondazione. La fondazione, dunque non del film, ma la fondazione fa il film, dunque, e mi fa da consulente, cioè io sono consulente della comunicazione della fondazione, al di là del film, per cui io ho sposato questa causa a prescindere dal film, ok? Non ho avvicinato la fondazione per dire facciamo il film così poi scappo. Io sono il loro consulente comunicativo, va bene? Questo è importante, perché poi la gente scrive delle cose,
imparatevi ad ascoltare, poi dopo che uno ha ascoltato magari parla. Comunque, a proposito di questo aspetto, Sandro, noi siamo in un periodo storico in cui, soprattutto sui social, la gente si permette di intervenire su qualsiasi cosa, pur non conoscendo l'argomento, e tu l'hai dimostrato adesso, insomma, che bisogna imparare a stare un po' zitti e a saper ascoltare e leggere, perché veramente siamo messi, da questo punto di vista, molto male, ma io lo vedo su tanti argomenti e tante cose, insomma, è una situazione quasi fuori controllo, possiamo dire. Purtroppo sì, poi alcuni lo mescolano anche con l'attività che svolgo io, perché io spesso intervengo anche per fare satira dicendo delle cose, no? Che sì, magari sono cose molto evidenti, e quando dico una cosa pure molto evidente, è che tu sei un esperto della cosa evidente, dico no, ho detto una cosa evidente, non si tratta di... Cioè, tra dire, che ne so, come cazzo hai fatto a atterrare e a tornare dalla Luna, che è una cosa, diciamo, ah, perché sei un tecnico dei motori lunari, no, però mi fa strano, per cui è... Non è una considerazione tecnica, è una considerazione da comico, da cittadino, da quello che te pare. Dire invece non esiste la prevenzione su una malattia, lì devi essere un super tecnico, perché io non mi sognerei mai di dire che non esiste la prevenzione su una... Che ne so? Chiaro. Ma non lo so manco se lo studio, cioè che cazzo, che non lo posso sapere, no? Certamente, è ovvio che deve avere una conoscenza di carattere tecnico-scientifico per avere almeno un minimo di nozione. È anche vero che comunque sia le informazioni spesso sono veicolate su internet da tecnici e scienziati che spesso però non sono completamente scevri di interessi, quindi bisogna anche sempre selezionare la conoscenza e la informazione anche scientifica e tecnica che ti viene data. Quindi anche lì è un lavoro molto attento di selezione, ce ne siamo resi conto in questi ultimi anni, no? Credo. Ci siamo resi conto. Quindi anche lì è un discorso molto, molto selettivo, molto, un discorso di attenzione, un discorso di vigilanza. Molte persone che scrivono anche, secondo me, dando aria alla bocca senza avere nozione, sono rimaste scottate da questo genere di inquinamento. Perché giustamente Santo ci fa notare che se una fondazione spende i soldi, si attrezza, fa ricerca per provare a dare delle risposte in termini terapeutici di prevenzione, ci sono anche fondazioni, organizzazioni che spendono molti soldi per fare sì ricerca scientifica in maniera pilotata, e questo inquina il pozzo. Certo, questo quello è un problema molto serio. Esatto, senza dubbio. Esatto. No, poi tra l'altro una cosa importante, un dettaglio molto importante e determinante, non è una fondazione che ha fatto la raccolta fondi su Canale 5, cioè questa è una fondazione che usa dei patrimoni interni, perché non ha fatto la raccolta esterna, usa dei patrimoni personali finalizzati a una ricerca collettiva, per cui la singola persona si è messa nella condizione di dire io voglio fare qualcosa per gli altri con i soldi miei. Mi spiego? Nel fare questo, il presidente della fondazione ha fatto un lungo lavoro, ha fatto un master, ha fatto un lavoro conoscitivo dal punto di vista della comunicazione per arrivare al risultato migliore, di anni. Arriva ora il primo, permettetemi, coglione su internet, sta buono, tappa la bocca, più pazienza. Questa è la sintesi. Sì. Detto qualcosa, no, è proprio così. Cioè, Sandro spiega molto bene la situazione, non credo che ci sia molto da aggiungere. Così, diciamo. Va bene, interessante quello che dici. Quello che vorrei capire, il film sarà essenzialmente un elemento narrativo, conoscitivo senza dubbio, darà delle suggestioni di informazione, suggestioni anche diciamo, di carattere drammatico, tra virgolette, perché non mi aspetto film drammatico, mi aspetto un film, insomma, con lo stile di Sandro Torella, quindi sicuramente avremo, insomma, delle situazioni in cui si potrà ironizzare, pensare. Non mi aspetto film drammatico, mettiamola così. Mi aspetto un film umano, che è diverso, è un'altra cosa, quindi ho fiducia nello stile produttivo di Sandro, ecco. Quello molto che interessa... bello questo, molto bello, perché tu non sai quello che ho fatto, però ti immagini il vero. Sì, perché
ho fiducia nell'artista, mettiamola così, ho fiducia nell'artista perché nel suo spettacolo ci hai fatto ridere, ci hai fatto pensare, ci hai fatto incazzare, quindi mi aspetto qualcosa di simile, ben lontano dalle messaggi orrende del mainstream, orribili, perché sinceramente si fa, mi dispiace, ma si fa una comunicazione, come sicuramente hai detto tu, orrenda, basata sul pietismo, la messaggine, la depressione, la tristezza, cosa che contribuisce ad abbattere ancora più la persona, e peggio ancora, a provocare anche, ed è un fattore di rischio tra l'altro per la malattia stessa, perché lo dobbiamo dire, l'umore basso, diciamo gli stati d'animo depressivi, quindi un'attività del cervello improntata a questo genere di stress, incrementa il rischio di sviluppare demenze, lo diminuisce. Questo dobbiamo dirlo, una volta per tutte, ridere fa bene, e soprattutto ridere del mondo, ridere, insomma, ironizzare, ridere, sganciarsi da questo contesto drammatico, assoluto e inevitabile, insomma, questa specie di ineluttabilità, ecco, è un danno per il cervello a livello biochimico, a livello fisiologico, penso di aver centrato il problema in qualche modo, comunque vabbè. Assolutamente. Torniamo al discorso. In questo film, quindi, Conti, oltre che raccontare vicende e cercare anche, insomma, di far pensare, perché giustamente mi aspetto una cosa del genere, anche di dare qualche briciolo di informazione rispetto a questo, o stimolare il desiderio di informazione. Sì. Immagino che sia questo un tuo intento, ecco, prego. Sì, ci sono, come dicevo prima, ci sono dei piccoli spunti. Degli spuntini, ci sono dei momenti in cui hai la possibilità di agganciare delle ipotesi. Poi, diciamo, tutta la narrazione racconta il modo in cui lui, da artista, vuole risolvere un problema che invece viene, insomma, affrontato dal punto di vista medico, non psicologico. Per cui tutto il film volge verso il concetto di medicina integrata, che è il concetto di base che sposa la fondazione, per cui come concetto principale questo è visibilissimo, cioè puntare all'integrazione fra l'aspetto psichico e l'aspetto medicale. Considera che la clinica nella quale noi andiamo a girare parte del film è una RSA molto bella, che ad esempio gli fa fare una volta a settimana la tombola, gli fa fare una volta a settimana, viene il cantante e fanno tipo piano bar, fanno la meditazione in movimento, cioè fanno delle cose che tu dentro una clinica, un ospedale, genericamente non fai, ma che porta dei benefici interessantissimi. Cioè la stessa clinica in cui giriamo, con cui siamo entrati in contatto, ha una visione della cura di tutt'altro livello rispetto a qualsiasi clinica o ospedale, essendo poi tra l'altro una struttura convenzionata col pubblico, per cui manca a dire, no? Che ne so, la super clinica privata, e allora vedi che noi stiamo proponendo una visione integrata della medicina dal punto di vista sicuramente di questo tipo di malattia, e in genere possiamo anche espandere la cosa per tutti. È un film, ragazzi, che c'ha una valenza enorme. Certo. Io conto di farlo molto molto bene e di portarvi un prodotto come spero che possa essere, sto facendo del mio meglio, ma parliamo di una cosa, cioè non sto facendo una commedia per Natale, cioè no, è una cosa di tutt'altro tipo, spero di farla veramente bene. Sandro, da un punto di vista giornalistico ti faccio le domande che farebbe un giornalista. Quando avete intenzione di presentarlo al pubblico, e poi se avete già una rete per la distribuzione? Allora, non ho la rete della distribuzione adesso. Mm-hmm. Il film inizieremo il montaggio a fine di agosto, appena finiamo di girare partiamo subito col montaggio. Per cui io ti dico già adesso che a inizio settembre ho un trailer di riferimento e un piccolo teaser premontato che ci permetta di far vedere a chiunque che tipo di prodotto è. In questo momento sto girando con Shakespeare per i festival, il mio cortometraggio sulla vera storia di Shakespeare, Florio e via dicendo. Sì. Proprio per e magari te lo, insomma, poi ne parliamo, così certo, usando per i festival come biglietto da visita.
Io vorrei anche nel caso optare per la distribuzione festivaliera con discesa libera, con questo lungometraggio, e lì concordare insieme a chi vorrà aiutarmi nella distribuzione nel trovare il modo di distribuirlo più adeguato. Se non ci sarà un distributore ufficiale a fare un contratto, a collaborare con noi, io mi prendo la briga di fare distribuzione in maniera autonoma, strutturandomi, perché essendo consapevole di poter fare dei prodotti completamente diversi rispetto agli altri e di qualità, mi prendo la briga di far diventare la produzione anche distribuzione. Quindi è fondamentalmente un'idea, insomma, di produzione coraggiosa che sfida un pochettino quelli che sono i canali del solito materiale mainstream, quindi è avventuroso quel percorso, però ricordare le soddisfazioni per quanto mi riguarda, quindi assolutamente interessante quel progetto, un progetto da condividere. Ora io hai già dato una suggestione, hai aperto un'altra finestra, che ha parlato di Shakespeare, quindi abbiamo, se vuoi, la possibilità anche di parlare di questo lavoro che stai portando in giro, che anche questo, oltre che è un lavoro artistico, finemente artistico, che fa pensare, o tanto per cambiare, perché tanto siamo sempre lì, perché in effetti stiamo cercando di dare un'informazione, una conoscenza alternativa e più veritiera rispetto a quello che era la storia che ci raccontano a scuola. Quindi se vuoi tagliarti un po' di tempo per parlare di questo lavoro su Shakespeare, possiamo farlo. Prego. Questo qui è un... ho fatto l'anno scorso lo spettacolo su questo e adesso ho fatto il cortometraggio che, come ho detto, Premier Film ha preso per fare la distribuzione festivaliera. È la storia di William Shakespeare. Shakespeare è notoriamente il più grande autore di teatro inglese, che a partire dalla fine del Cinquecento ha scritto una serie di testi, di cui la metà sono ambientati con grande dovizia di particolari in Italia. E fa strano per un autore che è nato e vissuto esclusivamente in Inghilterra, in un borgo, figlio di un conciatore, settimo se non sbaglio di 8 figli, fondamentalmente analfabeta, che non ha mai depositato un testo ufficialmente, che di cui abbiamo 6 firme autografe tutte diverse, fondamentalmente una persona che non sapeva scrivere, da quello che si vede, che non ha ereditato nulla di che, nel senso ha lasciato in eredità nulla di che. E che cosa è successo invece? Che nel 500 ci fu un frate d'origine ebraica, italiano, abbandonato dai genitori, che aveva appena 2 anni e che venne lasciato, insomma, ai frati, e girò il mondo, girò l'Italia innanzitutto, perché già da giovanissimo era molto, come posso dire, molto estroverso, molto abile nell'oratoria, si faceva amare e odiare, eretico se vogliamo, così considerato al tempo. E dunque, quando crescendo girava, insomma, per l'Italia per fare questi discorsi così non apprezzati dalla Chiesa, venne carcerato, condannato a morte, riuscì a fuggire alla metà del Cinquecento dal carcere di Tordinona per arrivare in Inghilterra. Si chiama Michelangelo Florio ed è un teologo e autore importante, storico, che potete vedere, insomma, ovunque, su un'enciclopedia, dove vi pare. Lui va in Inghilterra, lì conosce una donna, da lei avrà un figlio, il figlio si chiama John Giovanni Florio, che sarà un altro grande autore e traduttore inglese di origine italiana. Io nel cortometraggio e nello spettacolo racconto proprio la storia sua, di queste due persone, padre e figlio, che in fuga dall'Inquisizione e protetti a corte inglese per sviluppare la cultura inglese, faranno gruppo, anzi, diciamo in inglese, team, con questo attore che si chiama Shakespeare o qualcosa di simile, per costruire, diciamo, attraverso il teatro popolare una nuova cultura in Inghilterra, far progredire il pubblico inglese, perché mentre c'era una grande evoluzione culturale
con il Rinascimento in Italia, in Inghilterra il popolo era un po'. Senza dubbio, ho capito. Quindi è un'interessante storia alternativa. Poi io vorrei sapere da te se hai presente, hai avuto modo di studiare o conosci la famosa teoria che vorrebbe Shakespeare italiano sempre, ma in realtà originario, cioè in realtà Shakespeare sarebbe in pratica la traduzione di un nome italiano che sarebbe Guglielmo Crollalanza. Conosci la teoria che riguarda questa identità alternativa? Sì, e allora niente, questa è stata l'operazione che ha permesso insomma di raccontare tante storie che erano storie per di più italiane, addirittura ambientate in Italia, a questo popolo inglese, mescolando il mito, mescolando la realtà, la contemporaneità. Okay. Che ne so, Shylock del Mercante di Venezia è un personaggio preso dal Boccaccio, per dirti. Mm-hmm. La legislazione di Venezia dell'epoca, la libbre di carne, eccetera, mi devi spiegare come fa a conoscerla un inglese che vive in un borgo inglese e che non è mai stato a Venezia, chi gli ha detto? Per dire, no? La conoscenza proprio dei luoghi, ma conoscenza specifica. Poi, sai, lo fai su uno spettacolo, vabbè, lo fai su tutti i test. E allora che è successo? Che nel 20, questo racconto nel film, sono d'accordo, un giornalista italiano che si chiama Santi Paladino, nella biblioteca del padre trova questo libro del 500 dove all'interno legge una serie di cose prese dai testi shakespeariani ma scritte in italiano, addirittura in alcune frasi in dialetto siculo. Allorché, sai, com'è possibile che viene scritto in italiano qualcosa nel 500, nel 600, che ha che palesemente è un autore inglese, insomma gli indizi sono tanti, e da lì si sono sviluppate una serie di intanto è stata creata l'Accademia Shakespeariana in Italia proprio negli anni 20, ma è stata chiusa da Mussolini che, essendo amico di Winston Churchill, probabile abbia fatto questa cosa proprio per bandire queste ricerche, insomma, per una questione di diplomazia. E d'altro canto tante persone hanno indagato, hanno preso altri documenti, per cui ce ne sono dei libri sull'argomento. Io ho pensato di farci prima uno spettacolo e poi un corto. Certamente, mi sembra un'ottima cosa, che perché, come detto prima, si veicola una forma di conoscenza libera dai condizionamenti del mainstream, quindi fondamentalmente è un'idea, cioè, è tutto buono da questo punto di vista. Qualsiasi cosa, qualsiasi sforzo per cercare di disintossicare elementi, proprio dare aria alle menti per cercare di fornire delle conoscenze il più possibile veritiere e alternative alle menzogne delle conoscenze mainstream, va benissimo, è benvenuto. Quindi Sandro, da questo punto di vista, merita tutte le lodi, ecco. Quindi vedi, è il discorso che facevo all'inizio a proposito della memoria, anche se era molto presa alla larga, come giustamente ha detto Sandro, racchiude tutti questi aspetti, il tentativo di guarire, di curare la memoria, proprio di disintossicarla, disinfiammarla, ecco, per nutrirla con conoscenze più possibile vere e utili, anche per poter avere un'idea onesta della realtà, ecco, questa idea anche della storia. Quindi lode al lavoro di Sandro, tanto per cambiare. Ora Sandro, ci sono altri progetti che vuoi descrivere? Ci possiamo concedere 10 minuti di ruota libera, visto che guarda, l'ultima cosa che sto facendo, cioè, la farò appena finito il film. Devo preparare lo spettacolo che si chiama DNA, che prende spunto dal caso Iara, che in questi giorni, in queste settimane sta prendendo, fra l'altro, però è uno spettacolo che insomma ho messo in cartellone già da un anno, per cui casualmente si trova adesso l'argomento ad essere così trattato, sai, la serie su Netflix e via dicendo. Sì. Racconterò la condizione dell'uomo, lo racconterò la storia, la vicenda giudiziaria, quanto la condizione dell'uomo chiuso dalla legge, chiuso dal DNA addirittura, certo, dentro una stanza e niente, questo vuole essere insomma la narrazione, partire dall'animo dell'individuo che è socialmente considerato mostro, che grida la sua innocenza, che viene chiuso dentro una stanza
perché il DNA ha detto la sua. Il titolo è DNA, insomma, poi fra l'altro, se ve lo ricordate, è stato fatto un tracciamento importante in quegli anni di DNA nella stessa zona in cui è accaduto qualcosa di particolare, e l'analisi del DNA si fa con la tecnica PCR, ossia quella del tampone. Sì. Esatto, le analogie sono tante. È abbastanza. Quindi ci stai cucinando una situazione, un piatto niente male, ecco, perché ci stai dando degli scampoli di informazione su uno scenario che, letto nel suo insieme, ti fa capire dove le vogliono andare a parare, ecco, quindi niente affatto male. Ora, diciamoci, magari, se possiamo, ultimi 10 minuti di Sandro, magari a ruota libera sugli argomenti che lui stesso sta trattando, perché gli ultimi giorni guardo i post della tua pagina di Instagram e mi divizio con le tue, insomma, con i tuoi giamellotti, sulla situazione. La casa di Turetta è magnifico, è spettacolare. Cioè, scegli il tuo Turetta preferito, indovina il Turetta, bellissimo, perché lì veramente, sai, li hai sbattuti in faccia. È più interessante, questa è veramente clamorosa, Sandro. Cioè, basta un po' di aguzzare la vista, sì, la settimana enigmistica, per capire quanto ci vogliono prendere per il culo, insomma. Non so se... La gente se la prende con me, allora vuoi dire che non esiste? Te ne ho fatti vedere 5. No, ma io voglio dire, no? Io non gliela faccio, aiutatemi Simone, di qualcosa. Cioè, ti faccio vedere 3 foto diverse, allora vuoi dire che non esiste? No, perché ne esistono 3. È il solito discorso che facevamo prima, non è cambiato niente. Sotto un Turetta, se possibile, perché se quindi sei così di questo passo. Ma che imbarazzante, è imbarazzante, perché stiamo arrivando a un punto, a proposito di, mi spiace, cioè, mischiare gli argomenti, a proposito di demenza, quanto in realtà l'informazione ci induca alla demenza, ed è veramente triste, perché... No, ecco, su questo io non sono d'accordo con te, è diverso, è molto più fine la cosa, è proprio fatta, sai, la goccia nel cervellino, ogni goccia che ti dà un'indicazione unica, una visione unica, ragazzi, è molto più bastarda la cosa, molto più bastarda. Adesso con il mio ragionamento si articolava fino a raggiungere questo punto di vista, caro direttore, quindi... Lei mi ha troncato sul naso. Stavo dicendo, come giustamente diceva prima, insomma, il direttore, fondamentalmente sì, questo è un elemento del problema. Quello che poi si va a raggiungere, appunto, è questo stato di appiattimento mentale, di condizionamento, proprio di asfissia, neuronale, che in qualche modo favorisce la demenza, non solo in termini culturali, ma proprio in termini anche fisiologici. Una persona appiattita dal livello della conoscenza, dell'opinione, incapace di poter sviluppare il senso critico, sono cose che hanno un risvolto fisico, non è soltanto una questione animica, se vogliamo, poi fisicamente parliamo di impulsi elettrici, di modifica del tessuto neuronale, del tessuto cerebrale. Quindi stiamoci attenti. Fondamentalmente c'è, cioè, come il discorso dei campi elettrici, delle onde elettromagnetiche, delle frequenze, bla bla bla, tutte queste cose affascinanti, sono tutte cose che modificano proprio il nostro stato fisico a livello mentale. Non so se Sandro è d'accordo con me, ecco, guarda, a questo punto. È possibile, non lo escludo, nel senso, la cosa è talmente paradossale, e poi vedi comunque il risultato, cioè quello che tu dici può essere una teoria. Ma però, vedendo il risultato, in effetti, ripeto, sai che c'è? La cosa è che, lo vedo per esempio col fatto di non esiste, no? Io dico una cosa, dunque oppongo una cosa che è il contrario. Cioè, ti faccio vedere che, attenzione, ti hanno fatto vedere 4 immagini diverse. Sì. Tu la traduci con non esiste. Perché? Perché la teoria più strana, che però è stata rimandata da il mass media, quelli ufficiali, per rendere strani tutti gli altri che non ti dicono sì, ci avete ragione. Per cui i media non è che prendono me come riferimento, che faccio delle cose ragionevoli, ma prendono uno che dice non esiste la vittima, non esiste niente. Ok,
così è più facile deriderlo. Chiaramente uno che poi viene da te, appena tu dici una cosa difforme rispetto a loro, allora stai dicendo che non esiste perché la terra è piatta, non c'entra un cazzo. Io ho detto un'altra cosa, cioè viene assimilato a quello che la dice più grossa, ma tu dovresti ascoltare quello che ho detto precisamente. E questa è la tecnica, cioè spostare qualsiasi obiezione, anche la più piccola, anche la più corretta, sul piano dell'obiezione quella impossibile, in modo che chiunque non dica quello che dicono loro è semplicemente imbecille. Poi l'attenzione degli altri, degli spettatori, è minima, per cui se non è ripetuto quello che ha detto Canale 5, sempre Dio, è finita, capito? Non c'hanno una... È questo, secondo me. E poi alla lunga ho paura a incontrarli per strada, perché penso, insomma, che non vadano per tutti. Sì, magari li conoscono, visto che siamo parlando di... Vabbè, questa è una battuta. Visto che sono persone magari mentalmente deprivate, magari annebbiate così, vedi, con lo sguardo un po' assente. A proposito dei presidenti con lo sguardo assente, visto che siamo tornati a un discorso che hai fatto anche in passato, questi con questo sguardo un po' così, non sanno se ci sono o non ci sono. Diciamo che vagano, ecco, queste persone, più che vivere, vagano, mettiamola così. Comunque, Sandro, allora, il tuo lavoro artistico, come immaginavamo, è pregnante, degno insomma di diffusione importante e di valorizzazione, lo vedremo questo, cioè, poi ci seguiremo durante la lavorazione del film, magari ci rivedremo, parleremo di lavoro in sviluppo, di come sta andando, perché comunque... Se ti interrompo, Gabri, ma col fatto che a settembre ci sarà già il trailer del film, del documentario sull'Alzheimer, sarà anche l'occasione magari per fare un rilancio, sentirci anche soltanto 10 minuti per fare una brevissima intervista da mettere sui nostri canali, sul quotidiano, sulla Passardina 24, insomma può essere l'occasione per riparlarne nuovamente, insomma. Assolutamente. L'ultima cosa, che una domanda, Sandro in Sardegna, il grande interrogativo, ti vedremo, non ti vedremo? Spero di sì, se è per lo spettacolo sto aspettando la stagione ad ottobre, l'autunnale, per quello che ci eravamo detti, insomma eravamo rimasti in bilico su quello, e se così non fosse troveremo comunque occasione. Spero che possano chiamarmi, ecco, sto aspettando questo, vediamo se ci riusciamo, altrimenti ci organizziamo successivamente. Comunque torno. Ti stiamo aspettando, che domande. Cercheremo di spingere per poter agevolare il tuo ritorno in Sardegna. Spingeremo, anche con il direttore. Grande. Spingeremo pochissimo, vedrai che spinta. Allora, comunque, intanto, ringraziamo tantissimo Sandro Torella, perché come sempre ci offre il suo tempo, il suo parere, i suoi contenuti interessanti, belli, appassionanti, ironici soprattutto, quindi svegliano il cervello queste cose, svegliano la mente, questa è una gran cosa, a noi piace tanto questo tipo di stato mentale, di sveglia, di ipervigilanza, ecco, ipervigilanza allegra, ecco, mettiamola così. Fantastico, sì, grazie. È il potere della risata, il potere del sorriso, qualcosa che sveglia la mente, ecco, perché la realtà non deve essere proprio triste, deve essere in qualche modo affrontata, battuta anche con sorriso, deve essere anche in grado di essere messa in discussione, è solo così che si può salvare la nostra mente in qualche modo. Comunque, grazie mille a Sandro Torella, adesso io e il direttore faremo uno scatto di 30 minuti per raccontare un po' di fatti locali, se c'è voglia, e poi tanto salutiamo e ringraziamo Sandro Torella, il suo sito. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Sandro, buona giornata. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Il sito sandrotorella.it, mi raccomando, iscrivetevi, registratevi al sito e abbonatevi se volete, 30 euro all'anno per avere i contenuti del sito sandrotorella.it. YouTube ormai ce lo possiamo scordare, quindi andate avanti. Lotteremo, magari mi difendo, gli faccio pure caso, poi vediamo. Magnifico, bene. Sì, anche perché abbiamo avuto la possibilità di avere una risorsa in più tramite un nostro comune amico Enrico Balto, che salutiamo, è arrivata la possibilità tramite conoscenza di una causa legale che ha istruito e sta istruendo l'avvocato professor Francesco Sinagra, che avremo modo di contattare e di intervistare per segnalazione del stesso Enrico, che salutiamo. Comunque, grazie ancora a Sandro Torella. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao. Ciao. Direttore, ancora lì? Sì, allora. Siamo qui, non scappo. Okay. No, se ci ritiriamo un bello scampolino di 30 minuti, non saranno 30, saranno 15,
non importa, un po' di fatti locali ce li dobbiamo scodellare, perché giustamente siamo in Sardegna, quindi senza Sardegna come si fa? Quindi, ma la vuoi separare dal resto? Se vuoi, se... no, 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 facciamo tutto un polpettone. È proprio un continuo, bellissimo, meraviglioso, dai. Fatti locali, e voi che ci state ascoltando, vi siete gustati di San Dottore, adesso vi beccate anche i fatti locali, e poi così avete voglia di venire in Sardegna, se non vivete in Sardegna, quindi meglio di così non si può. Prego, direttore, ti racconti un po'. Cosa abbiamo... Allora andiamo un attimo in ordine. Il tema caldo, che è il tema della, diciamo, della speculazione energetica in Sardegna, diventa sempre più di forte attualità, continuano le mobilitazioni, ricordiamo che c'è un presidio attivo nell'agro di Seragros contro il Tyrrhenian Link, ci sono state e ci saranno nuove iniziative, mentre il presidio auristano si è smobilitato. Ma parallelamente è partita una raccolta di firme per una proposta di legge iniziativa popolare regionale sul riordino del settore energetico in Sardegna, con una mobilitazione che vedrà dalle prossime settimane una mobilitazione di tutti i sardi. Quindi questo decisamente è un tema molto delicato e va affrontato con forza, perché il tema è veramente di forte attualità. E quindi la proposta di legge di iniziativa popolare sulle rinnovabili può essere un'occasione per ancora di più parlare dell'argomento, mobilitare i cittadini e dare un segnale preciso di opposizione al progetto speculativo in Sardegna. Tieni presente che c'è una cosa interessante da dire, che questa proposta di legge viene denominata Prato Bello, perché non so se tutti lo sappiano, ma Prato Bello è diventato uno dei simboli in Sardegna delle rivolte contro lo Stato italiano. Infatti nel 1969 ad Orgosolo ci fu una rivolta popolare antimilitarista con una resistenza non violenta dei cittadini di Orgosolo contro la ipotesi di creazione di un poligono per esercitazioni militari in quel territorio, nella zona di Prato Bello. E ci fu questa grande rivolta che durò diverso tempo e vide le popolazioni sarde mobilitate in questa cosa. Quindi la proposta di legge viene denominata così, un po' come mobilitazione, diciamo, del popolo contro lo Stato che ci impone dall'alto i propri modelli. La mobilitazione, è importante dirlo, coinvolge sindaci di tutti i territori, in prima linea ovviamente il sindaco di Orgosolo, ma sono tantissimi i comitati, le associazioni, i movimenti che si stanno mobilitando per questa iniziativa. È importante ribadirlo, ricordarlo, perché poi è un tema di veramente di fortissima attualità. Ci stiamo mobilitando, c'è sempre comunque forte impegno, e a questo impegno fortissimo della cittadinanza responsabile corrisponde, come sempre, il silenzio e l'inettitudine della politica locale. Bella prova per la nuova giunta regionale, e proprio ci ha fatto subito una figuraccia di quelle proprio epocali, ma veramente posso chiamare la figura di merda, direttore? Sì, certo, lo puoi chiamare, certo. Una bella figura di merda, quindi senza tema di smettita posso dire che il nostro consiglio regionale, la giunta regionale, diciamo così, uscente dalle ultime elezioni, sta facendo una clamorosa figura di cacca, e dobbiamo quindi affidarci comunque, come sempre, alla buona volontà dei cittadini. La politica nazionale non fa nulla, anzi rema contro, perché di questo si tratta fondamentalmente. L'abbiamo spiegato nello scorso rompibale 30 minuti cosa stava succedendo a livello della politica nazionale, quindi andatevi a risentire la scorsa puntata se volete sapere di più. Quindi la situazione è questa qua, e ringraziamo sempre comunque la civiltà, l'educazione e la responsabilità delle persone che stanno protestando. Altrove non sarà mai andato a finire così, e capiscimi a me, non aggiungo altro. Non aggiungere altro. Invece avremo la fortuna per un mese di poter vedere su YouTube un film che si chiama Chemical Bros. Diciamo che possiamo definirlo un evento eccezionale, reso possibile grazie al regista Massimiliano Mazzotta e la collaborazione con De Medicina Democratica e con l'associazione culturale Life After Oil, che hanno coprodotto il film. Il film, non so se qualcuno ne ha sentito parlare,
riguarda il tema della filiera del fluoro in Sardegna, i veleni della filiera del fluoro in Sardegna. Un film che, diciamo così, io leggo quello che dice Mazzotta come dichiarazione che ho riportato. Il film intende smuovere le coscienze di tutti e delle istituzioni, a partire da quelle della Sardegna, per un intervento di tutela ambientale e della salute, dalle lavorazioni del minerale fluorite presso la Florsid S.p.A. Rammento che la faccenda penale del 2018 ha visto nel 2019 il patteggiamento di 10 dirigenti con 23 mesi di arresto e 7.000 euro di multe per reati ambientali nell'area industriale di Cagliari, Macchiareddu, nella zona umida di Santa Villa. La Florsid S.p.A., costituitasi parte civile, si è impegnata a collarsi il costo integrale delle bonifiche ambientali non ancora effettuate, per ben 22 milioni di euro. Questo ricorda Massimiliano Mazzotta, il regista di questo importante film. E quindi, insomma, è un tema molto delicato, un tema molto importante. Credo che sia opportuno magari rimarcarlo ogni tanto in questo mese di agosto, ricordare che per tutto il mese di agosto su YouTube uno può vedere il film. Ovviamente su Report Sardegna c'è il link c'è l'articolo e il link al film, così uno può. Tu, lei mi ha richiamato, lei mi ha sbloccato un ricordo, direttore. Perché noi stiamo parlando di un regista che, se non sbaglio, ha realizzato un altro film molto interessante, su un argomento molto, molto scomodo e provocatorio qui in Sardegna. Se non sbaglio, il titolo era Oil. Sì. Il famoso documentario su una certa... Esatto, volevo dirlo io, l'attore direttore. Documentario molto, molto provocatorio, perché ha rivelato una faccia della vicenda molto... che non si racconta in giro, un po' oscura e non proprio... Secondo me non è sbagliato definirlo provocatorio, è un documentario fatto da un regista impegnato che ha voluto raccontare, con dati alla mano, quelle che erano le problematiche nell'area industriale di San Rocco. Non è provocatorio, è proprio, i registi dovrebbero occuparsi di queste cose, come i giornalisti dovrebbero occuparsi di queste cose. Poi purtroppo non succede, perché il 90% delle volte, diciamo, preferiscono il vil denaro all'informazione reale, però questa è una... Certo, parlavo di questo perché provocatorio nel senso che ha provocato un dibattito, nel senso che ha provocato con le informazioni un dibattito, e gli ha provocato anche più di una grana, perché ha avuto diverse grane, anche parecchio serie, e il regista ha impedito questa cosa, se non so, da espatriare a un certo punto, perché non ho capito bene, ha ricevuto minaccio o cose di questo tipo, quindi non se la passa molto bene per questo lavoro, ecco, anche parecchio... La cosa è un po' cambiata adesso, perché se ci fa caso, direttore, adesso l'industria... Mi stai dando di lei? Sì, fuori non ci prendiamo la parolaccia, però... non è vero, perché comunque c'è simpatia, quindi fondamentalmente giusto così, è un modo così, un po' informalismo, diciamo così, molto... vogliamo chiamarlo così, ironico, per fare insomma della satira gratuita. Ci pigliamo per il culo, insomma, ok? Chi ci ascolta l'avrà capito, ci pigliamo un po' per il culo, perché ci si impappia. Stavo dicendo, questa cosa però ha un po' cambiato lo scenario, perché in effetti l'industria che l'ha menzionato ha cambiato proprietà nel frattempo, e non è Italia la proprietà, è di un'altra nazione. Casualmente una nazione che in questo momento... se non ricordo male, se non sbaglio, la proprietà in questo momento è russa, o parzialmente russa, o era russa, insomma, fino a poco tempo fa, se non ho capito male, forse mi congelerà se sbaglio. Ti sbagli. Allora, la Saras è stata acquistata dalla... diciamo che hanno ceduto il controllo, perché non è stata... venduta a un gruppo olandese che si chiama Vitol, se non mi sbaglio. Ok, quindi di fatto ha ceduto il 35% alla Vitol, che è un gruppo olandese. Ok, perché si parlava un periodo della possibilità di, quando ancora non è scoppiato tutto questo bailame. Sì, c'erano ipotesi, ma non. Sì, vabbè, è giusto per informare, facciamo informazione, bisogna essere precisi, ci mancherebbe altro. Quindi va bene così, di fatto non è più italiano, il controllo non è più italiano in questo caso, quindi... Hanno venduto una quota del 30%, quindi alla fine
siamo in parte, diciamo così, una parte è italiana e una parte non lo è più. Ho capito. Chiudo così. Perché si capisce anche solo passando fianco. Chi abita in Sardegna lo sa, chi abita nella zona lo sa, passare e costeggiare lo stabilimento anche in una normalissima giornata equivale a esporsi a una serie di odori, niente male. Ecco. Quindi fatevi un conto che significa contro limitrofo, che per carità ha beneficiato di tutte le conseguenze economiche di un esperimento industriale, funzionamento. Ha beneficiato tutti gli incentivi economici del caso, ma ci ha rimesso ovviamente quello che potete immaginare. Vabbè, spostandoci di 700 km, no, forse più di 1000, andando a Torino, dove c'era la sede della Fiat, quando esisteva la Fiat. La Fiat è l'esempio pratico del capitalismo malato che c'è in Italia. Ha preso milioni di contributi pubblici per poi di fatto produrre all'estero, cambiare nome e farsi abbondantemente i cazzi loro. Questo è successo senza grossi problemi, è stato accettato dai sindacati come è stato accettato dalla politica e va bene così. Per essere così, no? Per raccontare un altro aspetto di questo punto di vista. Siamo sereni nel constatare che comunque ci hanno venduto anche il culo, Sì, fondamentalmente sì. Il termine ci sta, ci hanno venduto quello. Beh, vabbè, adesso voglio dire, il governo sovranista, più sovranista dei sovranisti, che ovviamente è sovranista per gli Stati Uniti, ha venduto la TIM alla KKR, che ha come uno dei vertici un ex capo dei servizi segreti americani. Quindi voglio dire, abbiamo venduto un settore strategico come quello delle telecomunicazioni ai servizi segreti americani. Voglio dire, una cosa normalissima. Cosa lo possiamo fare? Gesta. Sì, fatevi due conti e occhio a quello che dite al telefono perché non si sa mai, si possa ascoltare. Adesso, io fossi voi sarei rigoci in codice, tipo la nonna è scesa, ha sceso le scale, oppure non so, cambio macchina ogni settimana, sono rigoci No, vabbè, in codice. ma quello. Allora, il problema di fondo è uno, è che siamo chiaramente in una condizione di. Già il controllo americano sull'Italia è palese. Questa è un in più che voglio dire, cambia poco, ma è la dimostrazione palese di un governo che fa finta di essere sovranista, ma forse lo è, però è sovranista per gli Stati Uniti d'America, non per Senza dubbio, è sovranista con gli Stati Uniti d'America, nel senso che ci sono. l'Italia. È sovranista per gli Stati Uniti d'America, ancora meglio. Noi Che siamo. disastro, che disastro, ragazzi. Attenzione, diventiamo il 52esimo Stato. Cosa volete dire? Ma 52esimo infatti Stato? potremmo aggiungere una stellina, sarebbe tutto più semplice. Ci chiamiamo Bielorussia. E abbiamo risolto tutti i problemi del mondo, non è che ci sia tanto da dire. Può restare Italia, non c'è problema, basta se mettiamo una stellina più nella bandiera, ci Ah facciamo sì, tutto. poi quando vanno a fare guerre imperialiste in giro per il mondo ci mandiamo i nostri ragazzi, tanto ci vanno già, e al posto di avere la bandierina italiana hanno la bandierina direttamente con le stellette americane, che cavolo vogliono di più? Va tutto bene, va bene così, su, Sì. polemico, siamo sempre polemici, uff. Rompi balle, lei è cattivo direttore, però lei è più cattivo di me, lei è molto cattivo, è troppo cattivo. La No, non è vero, cattiveria è sono proprio. tranquillo. Lei mo avvela col mozzico. Ah, sto scherzando. Rompi balle. Comunque, vogliamo chiudere con qualche altro fatto? Andiamo agli spettacoli. Allora, Con prima qualche di altro parlare degli fatto curioso. spettacoli c'è un'altra questione che volevo affrontare, che è la questione Venezuela. Scusami, ma visto che ci siamo, apro una parentesi. Allora, in Venezuela si sono svolte le elezioni che sono state, secondo diciamo, le fonti serie regolari, ha vinto Maduro col 50 passa per cento, ha perso l'opposizione filoamericana col 40 passa per cento. Chiaramente ci sono i sondaggisti, e cioè, questo è interessante raccontartela, perché Wikileaks, che esiste ancora, che è operativa e che ha documenti molto importanti, ha raccontato chi sono i sondaggisti che hanno dato la vittoria all'opposizione in Venezuela. E giusto per intenderci, la società che ha fatto i campionamenti e che ha detto che avrebbe vinto l'opposizione in Venezuela si chiama Edison Research, che è una società di propaganda attiva in Venezuela, come in Ucraina, come in Iraq, come in Georgia, in tanti altri posti, al servizio della CIA e del Dipartimento di Stato americano. Quindi, ovviamente, noi oggi abbiamo una minoranza che sta
armata che sta facendo delle rivolte in alcune città venezuelane col supporto, con le armi e con i soldi americani. Abbiamo la stampa occidentale che accusa Maduro di essere un dittatore. Tutto questo per il fatto che c'è una società al servizio della CIA che ha di fatto mandato le veline alla stampa occidentale per dire che in Venezuela c'è una dittatura, con alcuni stati americani che sono ovviamente servi degli Stati Uniti, come l'Argentina di Milei, quel pazzo scatenato di Milei, che ha aggiunto e ha detto, infatti ho pubblicato l'articolo anche su questo, che servirebbero i militari che riportassero la democrazia in Venezuela, cioè sta annunciando un colpo di Stato in Venezuela, cosa che magari potrebbe anche succedere nelle prossimi giorni, o comunque un tentativo, con l'aggiunta che il Cuba sta inviando a sud dell'isola, quindi praticamente vicino al confine venezuelano, armi, aerei e quant'altro per aiutare Maduro nella battaglia di libertà del suo popolo contro il rischio di un colpo di Stato americano in Venezuela. Scusa, ma sì, l'ho voluta raccontare perché è importante evidenziarla, perché siamo di fronte a un rischio molto, 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 molto importante. Senza dubbio. Non è novità, poi il Venezuela è stato sempre un contesto di continue agitazioni. Stiamo dimenticando che in Venezuela ci sono pozzi petroliferi importantissimi, che c'è una produzione altissima, che il Venezuela è di fatto un alleato della Russia, è uno dei paesi un po' più importanti dal punto di vista del socialismo nazionale in Sud America, prima con Chavez e ora con Maduro, che insomma, diciamo che ci sono tanti aspetti che ci portano a dire che c'è un rischio evidente palese. Sì, infatti, sta avendo una battuta, ma lasciamo stare, va, sennò poi un'altra, sviliamo sulle battute, sui prezzi del Lazio e non si fa informazione. La lascio aperta la battuta, passiamo oltre. Ha a che fare col cognome del presidente venezuelano, ma lasciamo stare. Stavo dicendo, si presta un sacco di battute, ma lasciamo stare. Stavo dicendo, è vero che anche il famoso cortile di casa degli Stati Uniti, quindi puoi immaginare il tipo di attenzione che possa ricevere da parte del grande fratello americano in questo paese, quindi il cortile di casa in qualche modo sta scappando alla... Sì. Comunque, facciamo la musica? Prima mi fa delle entrate clamorose su un'informazione internazionale, a questo punto poi mi sblocca delle finestre e io devo... Non posso farne a meno, devo parlare. Comunque, due cose sulle Olimpiadi di Parigi, perché ce ne sono due clamorose, due meravigliose che dobbiamo commentare. Due, la prima, le gare di nuoto con le pantegane. Quella è meravigliosa. Cioè, vincono le pantegane le medaglie, salgono sul podio le pantegane. Perché le gare di nuoto con i toponi della Senna che ti battono anche, magari nuotano più veloce di te, e è favoloso. Cioè, immagina questi toponi di mezzo metro che salgono sul medaglia d'oro, cioè medaglia d'oro alla pantegana, il discorso è chiuso. Cioè, lì primo è meraviglioso. La seconda, il pugilato, cioè una, come dobbiamo definirlo? Vabbè, una pugilese. Qualcuno che dovrebbe essere A e invece è B, che è stato trasformato in qualcosa che non è né A né B. Vabbè, andiamo con te, basta, diciamo le cose come stanno. Allora, un individuo algerino identificato come transessuale, ok, perché di questo si tratta, mi dispiace, non vogliamo essere discriminatori. Iman Khelif, ok, ha un nome, un cognome, è un essere umano, per carità, niente da dire. Certo. Ovviamente bandito dalle gare pugilistiche femminili perché non è una donna. E questa persona sta andando a gareggiare alle Olimpiadi contro una donna, una pugilessa italiana, se non sbaglio, dove andava a gareggiare proprio con una nostra pugilessa. Angela Carini, sì. Sì, scusa, grazie della precisazione. Che riesce a beccare cartoni non indifferenti da parte di un individuo che fisicamente non è una donna. No, allora, tecnicamente non è neanche un trans, ha dei cromosomi maschili e quindi ha una percentuale di... Adesso invece tu hai fatto la parte più così
più frivoletta, tra virgolette, delle Olimpiadi. Io invece vorrei affrontare le cose a questo punto, visto che ne parliamo. Allora, su questo argomento, il primo aspetto interessante è il fatto che un paese musulmano, come l'Algeria, faccia gareggiare una uomo-donna, chiamalo quello che vuoi, alle Olimpiadi. E quindi ti fa capire che questi islamici musulmani non sono così retrogradi come possiamo immaginare noi. Poi nel merito dove debba gareggiare, quello è tutto un altro discorso. Però questo è un po' contro gli islamofobici che ci sono in giro, questa fa un po' ridere, ed era così una battutina da fare. Però l'altro aspetto per me importante invece, scusami se te lo dico, è il fatto che a queste Olimpiadi ci sia la nazionale israeliana, cioè coloro i quali stanno applicando un genocidio nei confronti dei palestinesi, e non ci sia la Russia, che invece sta difendendo il suo popolo da un tentativo di genocidio da parte delle milizie naziste ucraine dal 2014 in avanti. Ecco, questo è l'aspetto che più a me fa girare le balle, se proprio devo dirtela tutta. Le altre cose sono frivolezze che ci stanno, vanno bene, stanno nel gioco, però io trovo molto più grave queste cose e mi auguro, lo spero col cuore, che la BRICS nel giro di qualche anno faccia sviluppi meglio le proprie Olimpiadi con i paesi BRICS e con i paesi vicini, tra virgolette, così andiamo a fare anche lì una cosa alternativa rispetto a questi cialtroni di merda e tutti i paesi che vogliono partecipare, tranne i guerrafondai, parteciperanno e lasceremo fuori chi dobbiamo lasciare fuori, cioè Stati Uniti, Israele, che quelli sì che sono realmente dei guerrafondai. Beh, con quel discorso, se noi stiamo lì a guardare, poi guardiamo anche il medagliere, sinceramente, tanto cinesi e giapponesi stanno facendo man bassa di medaglie, perché i cinesi non è una sorpresa, i giapponesi se la stanno giocando bene, quindi il mondo sta cambiando da tanti punti di vista. Sì. Poi tra le altre cose, l'ho pubblicato ieri, c'è un altro dato molto interessante a proposito della BRICS, e che l'ho trovato guardando un po' di dati, stavo studiando, sai, a me piace analizzare e studiare la BRICS, quindi ho trovato cose interessanti sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico, e ho scoperto che il 70% delle risorse di metalli rari sono in possesso dei paesi BRICS, che sono essenziali per le tecnologie avanzate e per l'elettronica. Quindi anche da questo punto di vista mi sa che l'Occidente dovrà obbligatoriamente ragionare con i paesi BRICS prima o poi e rendersi conto che non sono dei nemici ma devono essere degli alleati, altrimenti altrimenti economicamente siamo morti, giusto per questo è un dato che non ha nessuno ed era interessante darlo proprio perché insomma, è un altro argomentino interessante da affrontare. Senta, essendo io poi uno studioso del BRICS, essendo uno che ha diciamo simpatie per quel mondo, per il mondo multipolare, credo che sia giunto il momento che si ragioni in maniera seria anche di quello. Sono d'accordo. Comunque, direttore, che dici? Andiamo agli spettacoli così? Andiamo, dai, sì, andiamo agli spettacoli. Allora, andiamo in ordine. 2 agosto, iniziamo con il buon metal a Valle d'Oria con gli Stratovarius, concerto gratuito in piedi, in uno spazio organizzato con il Rock and Beer, uno spazio molto bello, molto ampio a Valle d'Oria, Daniele Silvestri ad Alghero, le bambole di Pezza in concerto gratis a Cagliari, Carola Folk a Nionili, e inizia la tournée sarda con una decina di date del Flor du Mal, che è un gruppo storico italiano della scena, diciamo, rhythm and blues, funky rock, che faranno delle date in tutta la Sardegna, da Siniscola, Torre Grande, San Vitto, Cardedo, Budoni, insomma, tantissime le date in tutta la Sardegna, a partire hanno iniziato il primo di agosto e continueranno fino al 17, quindi una tournée sarda interessante. Poi il 3 di agosto, stiamo parlando di domenica, Sting a Pula, i CCP ad Alghero, Achille e Laura Iglesias, Roy Paci e gli Aretusca a Sant'Antioco e Ross the Boss, ricordiamo, ex musicista dei Manowar, a Valle d'Oria, sempre per quel famoso festival, il Flor du Mal a San Vito. Ah, vado un pochettino avanti, il 4 agosto continuiamo con il Flor du Mal a Cardedu e ancora una serata del Rock and Beer a Valle d'Oria. Il 5 Arianna Porcelli Safonova ad Alghero, il Modena City Ramblers a Senorbì, Marco Cartacuglieri
gli AFL 65 a Villa Cidro e Matriuli a Porto Tiolo. E poi insomma il 6 si continua, ricordiamo il 6 Pino Scotto a Elmas, Enrico Ruggeri a Gesturi, il Flor du Mal a Budoni e gli Tillimani ad Anghero. Quindi è un agosto musicale mica male. Sì, poi prosegue, sono tantissimi i concerti, ce n'è ancora tutti i santi giorni, veramente di tutto, per tutti i generi. Quindi sul Repos Arena 24, tutti i concerti in aggiornati in tempo reale, trovate tutto quello che volete, veramente tutto. Senza dubbio, senza dubbio. Qualsiasi genere. Inizio a fare una micro polemica, mi dispiace, ma lei mi deve, mi ha contaminato con la polemica, se non posso farne a me. Andare a prendere rompiballe così, se no che rompiballe è. Allora, cioè, noi iniziamo più che entusiasta di poter insomma che vedere una band storica del metodo di Stratovarius, se no che poi mi è stato fatto gentilmente notare che i Stratovarius hanno pubblicato un brano dal titolo Heroes, in cui fanno una celebrazione, a mio avviso vomitevole, di tutta la farsa pandemica del 2020, i medici con la mascherina, le capezzali, quelli che ballano, le cose delle mascherine, per carità. Essendomi rivoltato di stomaco, ho detto no, questo è troppo, non posso farci niente, non posso condividere questa cosa. Per quanto tra altre cose, un brano che è uscito pochissimi giorni fa, perché era stato pubblicato nell'album del 2022, un'edizione speciale in vinile di Survive, e poi è stato rilanciato adesso come singolo sul loro canale YouTube. Che vuoi che ti dica io? Che vuoi che ti dica io? Il problema è che la gente... Che vuoi che ti dica? La gente insomma, si deve... Lo so. Sì, c'è chi artista magari ha fatto quello che ha fatto, però è rimasto più o meno discreto in silenzio e si è messo a fare musica, e va bene così, vabbè, non tutti che debbano pensare come noi, nel senso, possono anche fare musica per avere le loro idee e continuare, questi proprio sono stati propagandistici a livelli osceni, per cui no, decisamente no, per quanto mi riguarda è un no, con tutto rispetto per la band, la carriera e la musica che è bellissima, no, mi spiace tanto, questo in questo caso no, poi uno può tradire quello che vuole. Per carità, ho visto altre band, metal, esibirsi, fare solo musica senza fare discorsi complicati su nessun tipo, senza impegnarsi troppo, e quindi va bene così, sono defilati e va bene così. Questa è proprio decisamente. Va bene. Chiudiamo con questo rompiballe, questo bello, lungo, con Sandro Tonella che ci ha fatto compagnia, con la sua solita parentesi che i 30 minuti con il direttore, che ride e scherza, sono stati proprio 30, questo è un'ora e un quarto di trasmissione oggi. Benissimo. Detto questo, ricordiamo, Report Satellite 24, il giornale online che non vi lascia mai soli, non vi lascia mai in pace. Report Satellite 24, il numero di attività, riaperto il canale, e poi riascolto live, ovviamente tutte le nostre piattaforme di accesso ci sono appunto YouTube, Rumble, Facebook, Ikisi, e poi Ikisi è il canale Telegram che c'ha pochi siti però esiste. Comunque, detto questo, grazie ancora, 30 minuti con il direttore, più rompiballe e tutto quanto, grazie molto a Timo Le Spiga, io sono Gabriele, ci vediamo alla prossima puntata. Un abbraccio a tutti.